di essere qui con me oggi. Oggi vi do il benvenuto in un video un po' speciale, spero si senta qualcosa. Sto parlando in soft spoken perché non voglio avvicinarmi troppo al microfono, non so come si senta. Oggi è un video speciale perché penso sia un video abbastanza ASMR, abbastanza unico, abbastanza particolare, perché mi trovo nella foresta amazzonica a 20 ore di navigazione dal primo centro, diciamo, abitato principale, e magari vi metterò anche la posizione per farvi capire dove sono. C'è un insetto e sono appunto qui in viaggio in Brasile. Sono in un viaggio di gruppo che si chiama appunto Avventure in Amazzonia. Abbiamo fatto 3 giorni a Rio de Janeiro e poi appunto siamo volati a Manaus, che è la capitale dell'Amazzonia, e poi 3 ore di auto, e poi abbiamo preso il battello per 20 ore per arrivare in questo villaggio che ospita anche un ecologio. E quindi questo è l'esterno della mia casetta. Qui ho, che si chiama? Manola, sì. E qui non lo vedrete bene, ma ho il mio jungle, che è l'antizanzare. Ed è l'antizanzare il più forte fondamentalmente che penso ci sia sul mercato. E sto dondolando sull'amaca che abbiamo preso sia per dormire in battello sia appunto da appendere qui, e in cui dormiremo anche la notte di ritorno sul battello. È rosa e gialla. Sentite sottofondo le voci delle guide. Sono tornati i miei compagni di viaggio e vi farò sentire un po' il suono della canoa quando facciamo le gite in canoa, un po' il suono della natura, delle scimmie se ci riesco. Insomma, questo sarà un po' un video in cui farò ascoltare i suoni che sento io nella foresta amazzonica. Spero vi piaccia, perché sicuramente, cioè spero sia molto particolare, e spero anche vi rilassi, o che comunque vi interessi sentire che suoni ci sono qui. Magari faccio vedere anche dei video degli animali che ho visto, soprattutto dei ragni giganti, vi avviso. Abbiamo visto le tarantole grosse così, anche tipo lì di fianco, per fortuna non in camera mia. Vabbè, cominciamo. Sentite anche i bimbi in sottofondo, perché appunto essendo un villaggio ci sono un sacco di bimbi super carini. Ricordate di mettere mi piace se questa idea di video vi piacerà. A me fa super piacere girare video così particolari, però vorrei sapere la vostra. Sono le 6 di sera e qui è il momento adesso caipirinha, che è un cocktail che fanno qui. E c'è il tramonto. Qui il tramonto non si vede bene neanche l'alba, perché ovviamente ci sono tutti gli alberi. Però sentite un po' gli uccelli. È già cambiato il suono rispetto a oggi pomeriggio. Guardate il fiume com'è piatto, perfetto, cioè riflette proprio perfettamente, guardate lì. Magari se ci sono dei suoni anche stanotte, stasera, dopo cena ve li faccio sentire. E poi praticamente domani faremo una notte, diciamo
off grid, non so come si dica, comunque a 3 ore di canoa da qui, e andremo praticamente in un posto in cui c'è solo un piccolissimo accampamento, non avremo bagno, non avremo docce, faremo solo il bagno nel fiume e dormiremo appunto nelle amache fuori, per cui abbiamo invece delle stanze. E vi porto anche lì, che magari i suoni saranno ancora più evidenti, sentiranno proprio i suoni tanto tanto della foresta. Comunque vedete, queste sono le casette in cui siamo, dentro c'è il letto, la zanzariera, e quella casetta dietro è il bagno. Che bello questo fiore. Guardate questo fiore, che bello, che è cresciuto su una pianta, è cresciuto su un albero. Tra l'altro vi faccio vedere anche le avianas prese qui. Sono bellissime, secondo me piacciono un sacco, col tucano, il giaguaro, stupende. Quello che vedete è un affluente del Rio Negro, e appunto si chiama Rio Nero perché l'acqua è nera, ma in realtà è molto pulita e tipo dentro è anche un po' arancione. Poi vedete mio marito che sta facendo il bagno, però se si mette tipo anche i piedi dentro diventa un po' arancione. Aspetta. Vedete come l'acqua è arancione in realtà, tipo, però vi giuro è pulitissima, cioè ci laviamo anche con questa, nelle docce c'è quest'acqua, è pulita e anche molto, molto rinfrescante, si sta molto bene, una temperatura proprio perfetta. Uccellini. Infatti più volte abbiamo fatto anche il bagno qui, i tuffi da quella piattaforma, molto bello, e spero che qui un po' si veda. Appunto siamo su un affluente del fiume principale, un affluente dell'affluente del Rio delle Amazzoni, e è molto bello. E qui queste sono quella lì in fondo, queste sono un po' di canoe con cui ci portano a fare le gite. Qui sento il chiacchiericcio, qui sento un po' il chiacchiericcio, sta benissimo. Ad esempio qui dove avevo i piedi ho scoperto, vabbè adesso non si vede più, che c'era un ragnetto proprio qui fra i miei piedi, e vabbè.
Grazie.